Per sollevare una bicicletta non occorre andare in palestra, questa pesa poco più di 6 kg, quindi praticamente l'equivalente di 4 bottiglie d'acqua. In apparenza è un oggetto semplice, un manubrio, due ruote, una sella, qualche tubo, in realtà è un concentrato di tecnologia perché deve essere sì leggera ma ovviamente anche robusta a sufficienza per non rompersi. E l'Italia in questo settore, cioè nelle due ruote, in particolare nella fascia alta di mercato, gioca un ruolo da protagonista. In Europa siamo i primi produttori tra biciclette e componenti. Come si realizza uno di questi oggetti? Andiamo in fabbrica. Siamo a Cambiago, alle porte di Milano, in Colnago, è uno dei nomi storici del Made in Italy per quanto riguarda le due ruote per le biciclette. Da questo stabilimento che vedete ogni anno escono circa 5.000 telai che vengono prodotti rigorosamente qui con una grandissima componente artigianale e che finiscono nei mercati di tutto il mondo, per il 90% infatti sono destinati all'export. Telai che però anzitutto prima di essere avviati qui in produzione devono essere pensati, ideati, progettati in un percorso che non è per nulla semplice né agevole. Vediamo come. Si lavora sul carbonio, materiale complesso perché composito, un intreccio di fibre orientate, e così l'elaborazione di un nuovo modello di telaio può durare anche molti mesi. Non si tratta solo di un disegno in 3D, ma di un'intera prototipazione virtuale, che consente di verificare prima della produzione come si integra la struttura con altre componenti, ad esempio il gruppo cambio. Lavoro di grande complessità, questa scatola del movimento centrale, ad esempio, prevede innesti diversi, ciascuno con una distinta angolatura. Per molti modelli, come i telai da cronometro, si lavora anche in galleria del vento per testare l'aerodinamica delle strutture. Al termine del processo si realizza un prototipo in resina. Se questo è validato, gli stampi per i componenti del telaio sono affidati ai fornitori che iniziano a produrre tubi e congiunzioni, anche se la produzione in serie in realtà ancora non può iniziare. Prima di essere avviato in produzione il modello deve naturalmente essere testato. C'è un test su strada affidato agli atleti, ma prima ancora di andare su strada si deve verificare la tenuta del telaio. Ad esempio con questo test effettuato all'interno dell'azienda, ponendo il telaio in verticale e rilasciando un peso di 21,5 kg ad un'altezza di 22 cm su questo telaio, il cosiddetto crash test. Se il telaio non si rompe significa che è fatto bene e quindi la produzione può partire. Superate le prove, che in realtà vanno oltre le richieste della Federazione Internazionale che prevedono anche un test di pedalata per 3 giorni, l'assemblaggio può iniziare. Oggi seguiamo il modello C60 in carbonio, poco più di 1 kg di peso, realizzato per il 60° anno di vita dell'azienda. La partita competitiva per un costruttore di biciclette si gioca sul telaio, qui inizia l'assemblaggio di questi tubi di carbonio. Ed è complicato raggiungere un equilibrio ottimale perché da un lato il telaio deve essere sufficientemente rigido per poter trasferire sulla strada la forza, la potenza dell'atleta, però d'altra parte non può essere troppo duro perché comunque a fine giornata atleti o non atleti devono arrivare a casa senza le ossa rotte. I tubi nascono in un'autoclave in acciaio inox per comprimere gli strati di carbonio ad elevata pressione, ma poi devono essere rifiniti secondo le specifiche del progetto. Operazione complessa perché il carbonio non si lavora con facilità, servono frese diamantate, ciascuna di queste punte ad esempio costa 400 euro. I collanti bicomponenti utilizzati per l'assemblaggio sono di derivazione aeronautica, studiati insieme al Politecnico di Milano. In una prima fase si costruisce il triangolo principale, cioè tubo verticale, diagonale, orizzontale, per poi piazzare il semilavorato su questa dima in acciaio e unire progressivamente gli altri componenti. Ciascuna dima è tarata su una diversa taglia, per questo modello ce ne sono 14, con la possibilità di avere anche dimensioni su misura. Il telaio di fatto è terminato, deve soltanto essere rimossa la colla in eccesso. Poi in queste condizioni il telaio rimane così per un'ora a riposare per poi essere avviato nel forno, dove con la cottura di un'ora diventa questa colla praticamente un corpo unico rispetto ai tubi di carbonio. Il passaggio in forno avviene secondo una curva di temperatura definita e al termine del processo, che dura circa un'ora, si passa al reparto di rifinitura. Qui avvengono le fresature finali per garantire il rispetto delle tolleranze, la foratura del tubo per il portaborraccia, l'aggiunta di un altro strato di colla per eliminare eventuali imperfezioni. A questo punto il telaio può essere verniciato.
Al termine delle lavorazioni interne, il telaio è avviato verso la Toscana, dove Colnago ha un laboratorio per la verniciatura. Verniciatura che è effettuata rigorosamente a mano, e l'ultima mano, tra l'altro, è una vernice trasparente che serve per proteggere il telaio dai raggi ultravioletti. Di fatto il telaio esce da questa fabbrica così, in queste condizioni, e dopo la verniciatura vi fa rientro in queste altre. Questo telaio in carbonio pesa circa un chilo, la bici finita poco meno di 7 kg e sembra già un traguardo inarrivabile, ma in passato Colnago era arrivata anche ben oltre. Nel 1975 si utilizzava l'acciaio per fare le biciclette, però anche allora era possibile realizzare pesi di tutto rispetto. Ad esempio questa bici nel 75 pesava 4,5 kg, quindi ben al di sotto di livelli utilizzati anche attualmente dai corridori. Qui in Colnago sono raccolti molti degli esemplari delle biciclette che hanno vinto trofei, campionati del mondo, quasi una cinquantina vinti da Colnago nel corso della propria storia, e ci sono qui moltissimi esemplari che fisicamente hanno partecipato a queste gare, vincendo Parigi-Roubaix, Milano-Sanremo e moltissimi campionati del mondo. L'azienda, fondata da Ernesto Colnago nel 1954, nasce come piccola bottega artigiana e nel corso degli anni conquista la fiducia delle grandi squadre ciclistiche, prima la Molteni di Eddy Merckx, poi la Chic di Baron Kelly. Le sue biciclette nel corso degli anni sono state usate da più di 100 team, raccogliendo 7.500 vittorie in gare di ogni tipo. Questa ad esempio è la bici di Beppe Saronni, campione del mondo a Goodwood nel 1982. Pur con ridotte dimensioni, l'azienda è da sempre un punto di riferimento tecnologico nel settore. È stata infatti proprio Colnago la prima al mondo a produrre un telaio in fibra di carbonio. Oggi l'azienda produce interamente in Italia la parte più pregiata della propria gamma, 5.000 telai con 45 addetti, sviluppa 22 milioni di ricavi per oltre il 90% grazie all'export. Risultati raggiunti soprattutto grazie all'impegno del fondatore, Ernesto Colnago, classe 1932, che a 82 anni non ha ancora smesso di progettare il futuro del ciclismo. Non è che fare una bicicletta e nasco domani mattina e faccio una bicicletta. Noi, per esempio, Colnago è nata, io sono nato da... quest'anno facciamo 60 anni di azienda e ho cominciato dal niente a fare, siamo arrivati qui a fare biciclette per tutto il mondo. Pensi che abbiamo vinto più di 46-47 campionati del mondo, 17 Olimpiadi, quindi abbiamo sponsorizzato 300 squadre nel mondo, quindi abbiamo vinto 7.000 corse, ma le più belle, più importanti di tutto il mondo. Quindi per arrivare così non è che arrivi con facilità, arrivi, prima di tutto ci vuole amore, ci vuole passione. E ci vuole avere i piedi per terra, perché fare bicicletta non c'è bisogno di andare all'università, però hai bisogno di avere dentro il cuore, l'amore, che in te stesso ti crea un qualche cosa, che perché sei innamorato di questo mestiere. E quando tu sei innamorato di fare un certo mestiere, lo fai bene, non c'è problema. Mica vero che il carbonio è uguale per tutti, c'è come il vino, no? C'è il vino di un litro, di una bottiglia di un euro o una bottiglia di 30 euro. Il carbonio è uguale, il carbonio, perché è nero, non è mica uguale per tutto. C'è carbonio e carbonio, quindi... Se lo fai con un carbonio, con la manodopera italiana, c'è un certo lavoro. Se invece fai arrivare dall'altra parte del mondo, non sai neanche cosa c'è dentro. Il Made in Italy è importante fin quando si fa in un Made in Italy, vero. Se il Made in Italy è fatto perché si mette un'etichetta, non ha importanza. Io do importanza al Made in Italy, che infatti il Made in Italy è ancora con una manifattura italiana, che c'è qualche cosa dentro, che c'è amore, questo è importante. Il futuro di Colnago è alzarsi la mattina, avere qualche cosa sempre da fare, di creare, perché in effetti abbiamo appena fatto il C60, dopo aver fatto il C50 e il C40 spero tanto di fare il C70, quindi non è che mi illudo, però è la speranza sempre di vivere qualche anno in più, ma noi siamo nati creativi e ogni giorno per me è la novità. L'Italia nel settore è ancora leader europeo, con il 20% delle bici prodotte e un terzo della componentistica, cioè cambi, ruote, selle, manubri. Ma la produzione nel corso del tempo è crollata di 2/3, dal 94 ad oggi, scesa a 2 milioni di pezzi. Gli addetti diretti si sono dimezzati a 3.000 unità, che salgono a 12.000 però con l'indotto, con un giro d'affari stimato in 1 miliardo di euro, di cui 600 milioni con l'export e 250 imprese coinvolte. Ma torniamo al nostro telaio. Ricapitolando, siamo partiti dal progetto, per poi passare al modello in resina, ai test di resistenza, all'assemblaggio, alle finiture, alla verniciatura.
A questo punto il telaio è stato verniciato, sono stati aggiunti gli ultimi ritocchi, le ultime lavorazioni finali, è pronto. Potrebbe finire sul mercato già così e a questo punto è nudo, ma è il rivenditore poi ad aggiungere i vari componenti su questo telaio, oppure può essere assemblato direttamente qui in azienda. Su questo tavolo vedete tutte le componenti che sono necessarie per poi arrivare alla bici completa, dalla ruota al manubrio, alla sella. In questo caso assembliamo una bici completamente made in Italy, questi sono fornitori tutti italiani. Se il cliente ha comprato un modello finito, in azienda inizia l'assemblaggio finale, dunque gruppo cambio, freni, ruote, manubrio. Si finisce con la catena, la sella e infine il nastro che copre il manubrio. La bicicletta è pronta ed è stata acquistata da un cliente di Shanghai, quindi sta per essere spedita all'estero. L'export vale oltre il 90% dei ricavi per Colnago ed è fondamentale non soltanto per questa azienda ma per l'intero settore, che invece soffre d'altra parte le difficoltà del mercato interno. Pensate che nel 94, quindi 20 anni fa, si producevano in Italia 6 milioni di biciclette, oggi appena 2 milioni. Quindi continuare a vendere sui mercati internazionali è fondamentale non soltanto per questa azienda ma anche per tutti i fornitori che ruotano attorno a questo oggetto.